Buongiorno, ma io buonasera. Dovrei imparare a dire buonasera perché i miei video escono tutti alla sera. Vabbè, buonasera, benvenuti e benvenute, bentornati, bentornati nel nuovo video. Non dico più video vlog perché i miei video sono ibridi, cioè non si capisce mai che cazzo di video sono. Nuovo sfondo, rosso passione qui dietro. Come vi avevo promesso giovedì. Sì, giovedì sera testa il video. Oggi nuovo video make up. Perché stasera, nonostante ci sia poi il diluvio universale, io sono qui per preparare un video per voi, make up, tutto dedicato a questa palette straordinaria. Quindi ora vi faccio un bel make up look con questa qui che avete già visto nello scorso video. Palette meravigliosa. E tra l'altro stavo parlando con Kinkiri, non so se ve la ricordate, che in teoria dovrebbe tornare sul tubo e devo farle vedere tutti questi ombretti qua. Infatti li faccio vedere adesso, quindi stoppo già questo video. Li faccio vedere in un secondo, che sono meravigliosi. Faccio un attimo un video di Glam Shop, se non ve li ricordate. Questa palettina qua, che sono veramente stratosferici, e niente, e dopo mi trucco con voi. Ho messo una magliettina nera normale e stasera adesso vedo cosa, valuto cosa mangiare, perché boh, vabbè, e niente, tra un attimo torno. Io non devo mai più far vedere cose a nessuno perché adesso mi è caduta la palette degli ombretti miei magici. E niente, uno si è rotto, adesso ho cercato di ricompattarlo, ma mi servirebbe dell'alcol alimentare, che chiaramente adesso non ho, quindi vabbè. Povera idiota che sono io. Vabbè, non importa. Metto questa crema qui di Oxygen Revolution, ve ne ho parlato spesso. Sì, io ho un codice sui, come si chiama? Nell'info box, che però come sapete sono una pessima influencer e non vi ricordo mai. Tra l'altro credo vada ancora, ma non sono neanche tanto sicura, quindi guardate se funziona. Se funziona potete usarlo. I loro prodotti comunque io li amo, li amo particolarmente. Metto un po' di questo oletto qua di Essence, che mi piace tantissimo. Questo è più un Get Ready With Me che altro. Ho comprato un aggeggio per i capelli, perché i miei soldi da investire li ho investiti, per cui tutto il resto lo spendo, no scherzo. Chiaramente però diciamo che sono abbastanza già a posto con le cose. Ah, sono senza anelli. L'ho corta adesso, che devo rimetterli. Mi sa che adesso me li metto. Tra l'altro questo oletto qua lo metto anche sulle mani, che io purtroppo trascuro molto, mi rendo conto, e non sono mai molto attenta alle mie mani a livello di tutto in realtà. Allora, pulisco questa, intanto così si asciuga un po' per terra che ho passato al volo, e così mi metto gli anelli che non mi ero accorta di non avere. Questo video è iniziato proprio di merda. Dal deposito a 4 minuti di macchina dalla palestra che è vicina al deposito, sono a 5 minuti da casa dei miei, sono a 3 minuti dalla tangenziale e il mio moroso è a 10 minuti da qua. Ho tutto qua, quindi non ha senso. C'ho il secondo lavoro qua, perché è praticamente a 3 minuti dal deposito. E sono comodissima perché io ho due lavori, cioè ne perderei a venire là. Probabilmente ne guadagnerei in qualità del lavoro, però io lavoro uno è lì, lavoro due è lì attaccato e tutto il resto è qua. Per cui per me non ha, cioè io non verrò mai là. Io non so da quando ho cominciato a registrare. Vabbè, comunque. Mi sono un attimo persa con sta cialda caduta, che sono rimasta malissimo. Cioè,
Cioè, queste due qua sono cadute tra le più belle, io spero che non cadano ancora. Devo... Madonna, che belli che sono questi ombretti, cazzo, sono più belli. Meravigliosi. Vabbè, dai, abbiamo detto make-up. Adesso poi, prima che stavo cercando delle cose da portare via, ho trovato anche questo prodottino qua, correttorino piccolino di Make-up Forever. Vediamo se riesco a sporcarmi. Che è molto scuro, ma chi se ne frega. Sì, avevo detto cosa io? Che andavo di là per mettermi gli anelli? Li ho messi? No, chiaro, ho lavato le spugnette e basta. Vabbè, senza anelli, chi se ne frega, raga, non c'ho mica voglia. Questo dovrebbe essere un correttore? No, un fondotinta, ok, ho guardato male io. Pensavo fosse un mini correttore, invece un mini fondotinta. Una volta mi ricordo, ai tempi, quando aprii per la prima volta il canale, che spendevo un sacco di soldi in trucchi. Qui veramente non so, raga, avevo una gestione del denaro fenomenale, perché riuscivo a comprare un botto di roba, a dare un botto di soldi a casa, perché io quando abitavo con mia, comunque una buona parte dei soldi li devo in casa. A mettere via un altro botto di soldi che li ho usati per dare l'acconto della casa, nell'appartamento, a comprare due macchine e sistemarmi i denti e a mettere via da parte i soldi per poi fare gli altri interventi. Quindi io veramente in 5 anni ho avuto una gestione dei soldi impeccabile. Vabbè che non facevo la spesa, perché davo i soldi in casa, ma cioè, no, chiaramente non la stessa quantità di soldi che può avere, che posso dover spendere. Ora, non prendevo mica come prendo adesso, perché cioè, adesso prendo poco, ma quando lavoravo alla scuola di inglese non, facevo sempre l'autista, non prendevo, cioè, prendevo un cazzo. Tiravo su un botto di soldi, sapete come? Facendo le spose in estate. E non spendevo nulla di macchina, perché mi spostavo sempre con lo scuolabus, quindi anche lì, cioè di benzina praticamente zero. E in realtà avevo un mio ex moroso che mi faceva un sacco di regali, mi regalava un sacco di trucchi, ma proprio un sacco, e pagava sempre tutto lui, e anche quando andavamo fuori, quindi vabbè, ecco dove saltano fuori tutti i trucchi. Però poi, anche nel tempo, poi quando ho cambiato lavoro e ho continuato a vivere dai miei, i primi 2 anni che lavoravo qua negli autobus urbani, ho continuato a vivere dai miei perché non avevo ancora il tempo indeterminato e stavo aspettando quello per andare per cominciare a cercare casa e là anche compravo un sacco di soldi, sì, compravo un sacco di soldi, figo. Ha tutto perfettamente senso. Spendevo un sacco di soldi in make-up e in altre cagate. Quanti soldi buttati nel cesso, devo dire. Vabbè, poi, cerca... poi in realtà li volevo usare per fare i video, però vabbè, devo anche fare la copertina del video e sì, non ho tutto sto tempo in realtà, nel video che vedrete in teoria dopo, credo, dopo, cioè che voi avrete già visto giovedì, che è quello dove utilizzo un po' la palette che andremo ad usare meglio ora. Vabbè, insomma, sta cosa di avere passato e futuro, di... Ah, ci sta scaricando anche la batteria. Perfetto, perfetto così. Questo video non è cominciato con le aspettative giuste, devo dire. No, no, non è cominciato con le aspettative giuste, devo dire. Vabbè, soprattutto visto che prima di tutto ho rotto quegli ombretti là, che io ci tengo tanto, i miei ombrettini in Glam Shop, voi lo sapete, che li amo follemente. Sto cercando di prendere una salviettina, ma non ce la faccio, Dai Chiara, animo, animo. Bene, oggi dovevo studiare. Pensavo che avrei usufruito al massimo delle mie energie per studiare. Non avevo nessuna cazzo di voglia, nessuna cazzo di voglia, nessuna cazzo di voglia. Lo dico un'altra volta, nessuna cazzo di voglia, proprio zero. Mi veniva da vomitare, mi sono seduta là, ho sfogliato le pagine e ho detto, ok, dov'è che dovrei partire di preciso che non so. E niente, oggi non, no. Già sapere che dovevo venire qua a prepararmi era già un impegno, perché oggi, guardate, l'unica cosa che vorrei fare adesso, sono felicissima di uscire perché non riesco, cioè, una serata di gruppo
Io credo siano 4 anni che non ne faccio una, 3 anni di sicuro, dove c'è anche il mio moroso, non riusciamo mai a farle perché abbiamo degli orari atroci, non ce la facciamo praticamente mai. Stasera è proprio un caso che cadiamo nella giornata di riposo e riusciamo ad andare a questa festa sorpresa. Che organizza un ragazzo della palestra per la sua amorosa, che è un'altra che viene in palestra, e quindi veramente è stato un caso che non vedo l'ora di uscire per fare una serata normale, che per tutti voi magari è normale, io invece non, per me queste sono cose extra normalità della normalità che ricordo, perché una volta queste robe qua erano, cioè quando avevo l'ex moroso, al sabato sera, la domenica sera, anche il venerdì sera, si usciva tutti insieme a coppie o comunque in gruppo ed era quasi una cosa, cioè, scontata. Io da quando lavoro qua, che comunque lavoro il sabato e la domenica non sempre, ma il sabato sì, e da quando comunque ho adottato la filosofia di lavorare il pomeriggio, quindi finisco sempre di lavorare molto tardi. Alla sera le cose sono già belle che finite, cioè no, non c'è più tempo. Adesso provo a usare questo ombretto qui, Mind, che è l'unico crema che c'è. Ho troppo luce forte su questa videocamera, vediamo. Ecco, così forse meglio. Questo qui, per vedere se riesco a schiarire ancora un po' le sopracciglia. Secondo me devo alzare un po' la videocamera. Aspettate, vediamo se riesco a fare un pastroccio. Secondo me così. No, forse è un po' troppo adesso. Così. Sì, così meglio. Ah, sembra quasi una cosa professionale. Quasi. Devo andarmi a fare degli esami del sangue ormonali perché veramente non vengo fuori questo ciclo, ma non voglio, sì, giusto perché in teoria era un discorso di stress. Infatti, come vedete, mi sono arrivate sballate quando? Adesso che ho di nuovo da fare sta roba. Stress, no? È il mio fisico che mi dice basta. Vabbè, fisico, porta pazienza, per favore, che devo fare sta roba. Poi ci arriviamo nei coglioni anche questa. Poi non ho più altre patenti da fare, a meno che non mi metta a guidare gli aerei. Boh, quindi direi che siamo a posto, fisico, porta pazienza. Fammi fare sta roba bene, per favore. Anche perché questa roba qua è una menata, perché è una patente interna, no? Però, e vengono gli esaminatori da fuori, però. E il problema è che se vieni bocciato, ti tocca aspettare che rifacciano un corso, rifare tutto da capo ed è una menata di palle. Cioè avrebbe, beh, è anche una perdita di soldi per l'azienda perché comunque l'ora di straordinario li deve pagare. E cioè, se invece di dovermi far rifare tutto il corso di nuovo, fammi fare solo l'esame, no? Vabbè, quindi vabbè. L'obiettivo è sempre restare promossi, però è pur sempre un esame. Ah, il mio allievo è stato promosso, non so se vi avevo detto in un altro video. Il mio allievo è stato promosso, io molto contenta, per fortuna dai. Mi dispiace un po', nel senso mi dispiace che non ce l'ho più a fare le guide perché mi faceva ridere poverino, che non sapeva parlare bene in italiano. Sono un'altra mia. Perché avendo cominciato a lavorare a giugno, adesso alcuni li ho presi che erano un po' a metà percorso, hanno già fatto la patente e va bene, ok, però non erano proprio nati con me. Invece qua adesso cominciano a fare la patente alcuni che sono proprio nati con me. Per me è comunque sempre una novità ancora. Quindi sono molto mamma orgogliosa quando sono promossi. Poi la patente
ci si ricorda sempre del proprio istruttore della patente, non è come gli insegnanti di scuola, no? Perché tipo le mie insegnanti di scuola, onestamente, non me le ricordo tutte, me ne ricordo alcune, quelle più importanti per me, ma non tutte. E mentre l'istruttore di scuola guida è, secondo me, un punto focale che ti dà, colui che ti insegna ad avere la libertà, perché quando tu puoi guidare hai la libertà in tutto. La batteria è scarica, devo prendere l'altra, se no ho le altre cariche. Quindi adesso vedo che lampeggia di rosso, mi sta minacciando. Non so se vi piace lo sfondo rosso qua dietro, non so se mi piace, devo dire. Sto usando Bambi di Mulek. Ecco, ho preso la batteria nuova. Dai che spengo un po' di luci che pare di essere, ma dai, devo installare qua. Beh, questa stuoio. Fermi, vedi. Arrivo, stuoio un po' che delle luci che pare, ma dai. Solo per i veneti. I veneti scrivano sotto cosa ho detto a questo minuto, scrivete voi il minuto del video e scrivete voi cosa ho detto, così i non veneti possono capire la nostra bellissima lingua. Perché sono illuminata come un fantasma? Fatemi capire. Niente da fare. Vai giù. Niente da fare. Oh, siamo tornati. Ascoltatemi, devo anche dare una mossa perché dovrò andarmi a prendere un giubbotto di sopra. Spero che la pianti un po' di piovere perché non so, sta venendo giù il disastro. Questo parte un po' prima di quando io credevo perché giustamente no, è un po' di merda. Anche domani nubifragi, perfetto, che domani sono di notte. Che do coglioni, oggi voglio sapere, nubifragio, tra poco, i gradi, ma non fa freddissimo però, vabbè, bando alle ciance, che sto video è iniziato col piede sbagliato e si sta concludendo col piede sbagliato, perché veramente qua, wow. Questo abbiamo detto, ok? Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Eccola, ok, bene. Dato che sono tutta bella, c'è questo che si chiama crush. Volevo farlo sul verde, però sono intrigata da questo mix combo. Quindi andrò a utilizzare questo scuro su tutta la palpebra. Devo fare un po' veloce, vi dico perché. Quest'altro mi ha anticipato un attimo i tempi e quindi se trovo un pennello adatto, questa cosa di dover cercare sempre un pennello in questa vita infelice, che il pennello giusto è così difficile da trovare in tutti i sensi che quando lo trovate non dovete più lasciarlo andare il pennello giusto. Vabbè, prendiamo Crush così vediamo anche come va questo pacco, perché vabbè, per fare un bello shimmer ci vuole poco, per fare un bello pacco invece è qui che vediamo bene la palette. È qui che vediamo bene, anche se penso che il punto forte rimanga decisamente sugli shimmer, o meglio su questa tipologia di shimmer molto bella. Non vorrei andare via troppo truccata da carnevale. Voglio fare una roba normale per i miei standard. Quindi metto questo colore qui, che devo dire comunque come opaco si sta difendendo bene. Poco fallout. Ci sfuma bene, pigmentato, non sta creando macchie, direi bene. Vado anche un po' nella piega, anzi no, non vado nella piega. Faccio proprio solo il mio triangolino esterno. Prendo un pennello
semi pulito e sfumo. E così porto avanti direttamente il colore senza appesantire troppo la piega dell'occhio. Matita nera. Chiaramente la parte più interessante è quella che viene, che varrà più sbrigativa, no? Giusto? Chiara, brava, complimenti. Mi è arrivato il regalo per mia mamma, che è la matita di Diego Dalla Palma, quella nera, che lei dice sia l'unica matita che non le fa lacrimare gli occhi, quindi ok. Ve la linko nei prodotti Amazon, che qualcuno di voi magari ha lo stesso problema, mi diceva Francesca, linkamela che la provo. A mia mamma è l'unica che non fa lacrimare gli occhi, mia mamma ha gli occhi delicatissimi, però io spero di non avere mai problemi di mia mamma. Già mi sono salvata con i capelli, che mia mamma ne ha pochissimi. Non dico che ha l'alopecia, però qua ne ha veramente pochi. Infatti lei si cotona tutto il ciuffo e mima questa cosa, però si vede che ne ha proprio pochi, poverina. Invece mia nonna, poverina, amore mio, la mamma di mia mamma, era piena zeppa di capelli, piena, piena, è morta piena di capelli e soprattutto con pochi capelli bianchi, cioè ne aveva, aveva 93 anni, ma ne aveva pochi. Sta venendo giù il disastro. Vado ad aggiungere qua la solita crush sopra il nero in modo da fissare la matita e intensificare questo ombretto che comunque devo dire, no, fa il suo lavoro. Sto facendo. Non voglio andare troppo truccata, panda. Questo è un classico di me, devo dire. Ma sentite il rumore? Forse non potete sentirlo, ma c'è veramente un disastro. Io non so cosa mangiare, tra l'altro stasera. Ah, ecco cosa vi stavo dicendo. Domani vado a fare in farmacia, perché la farmacia è davanti ad Agostini, che è la pasticceria dove vado sempre. Sapete che l'anno scorso vi mettevo spesso le foto delle brioche, i video delle brioche. Ecco, bene. Quella dove vado spesso una volta ogni 2 settimane. Una volta, una settimana sì, una settimana no, più che altro, più corretto da dire. Settimane alternate, che è quando ho qua quell'altro. E niente, quindi di fronte c'è la farmacia, vado a fare a misurarmi la glicemia glicata, che è quella all'interno del sangue nell'arco di 6-8 settimane. E vado a vedere perché sto prendendo una cosa e voglio tenerla sott'occhio nel tempo, e tra l'altro costa tipo 12 euro fare questo esame, quindi vado e vi faccio sapere poi come va anche domani. Domani Matteo inizia un ciclo di chemio, ve lo dico perché l'ha scritto anche lui nei commenti, quindi no, no, no segreti. E di conseguenza, voi vedete il video che è venerdì, cioè che è lunedì, lui ha cominciato venerdì, e quindi scrivetegli qualche bel messaggino come fate sempre, perché lo avete sempre trattato da Dio, Matteo. Matteo coccolato da tutte noi. Io non trovo più la cipria. Una di queste ciprie può andare? Vediamo. Questa. Ok. Perché qua sono veramente a carità di ciprie, fuori da maniera. Ci sono riuscita a consumare, cioè, un sacco di questi barattoloni qua di cipria.
Sono riuscita anche a fare un pacchettino per la Stefania stasera. Ho messo dentro un po' di trucchi, di cose carine. Wow! In realtà volevo andare oggi, oggi mi sono fermata in pasticceria perché, vi stavo dicendo prima, vado in pasticceria domani e a fare l'aggricata che è nella farmacia davanti alla mia pasticceria. Volevo andare oggi, ma oggi è chiusa, anche se di solito il giorno di chiusura è il mercoledì, ma hanno tenuto aperto ieri che era festa e è chiuso oggi. Quindi volevo andare a ordinare una torta per mia mamma perché è sabato il suo compleanno, non posso andare lì sabato, andrò lì domenica a pranzo e poi farò la notte. E quindi volevo andare a prendere una torta, che l'ho fatta anche per mio papà. Mi pareva brutto non farla anche per lei, perché lei poi guarda un po' queste cose. Ok, ho usato questa matita che mi piace un sacco, anche se per fare solo il contorno non è che andrebbe proprio bene. Sto prendendo del tempo perché sto cercando di capire come voglio concludere il make-up occhi. Quindi, come vedete, i miei make-up durano poco. Vabbè, andrò a provare questo colore qui che si chiama Glam, che è l'altra cialda che mi ha fatto innamorare, e ora ve la mostro. Però prima di mostrarvela, io vorrei capire come concludere il make-up labbra, che penso di far concludere semplicemente con questo, anche se in realtà non sono sicura, perché quasi vorrei un rossetto opaco, è che non ne ho più di rossetti opachi che mi garbino abbastanza. C'era questo, ma questo è finito praticamente, non ce n'è più. Questo è finito. Finito, letteralmente finito. Non ce n'è più. Non ce n'è. Potrei usare questo di Astra, ma non è che mi garbi, come dico io. No, e poi è troppo arancione. Ma forse è bello anche. Questo è un po' più rosato, li devo mixare, mi sa. Ah, no. Perché da quando ho rimesso i rossi opachi, sono diventata rossa opaca addicted, ma adesso non voglio andare via col rosso. Vabbè, faccio così. Sto facendo un disastro, guardate, fuori maniera. Che ora è? 29. Questo è pulito, sì. Rifisso la cipria un attimo prima di continuare qua. C'è un vero e proprio nubifragio, proprio vero e proprio. Prendo di nuovo Mind prima di prendere Glam, vado un attimo a finire la sfumatura qui nei contorni. Ok, passo anche qua sotto così.
Bene, vado a prendere e sto pensando se prenderla col dito o con un pennello. Provo col pennello. Prendo Glam, bagno anche il pennello e questa mi sembra davvero bellissima, guarda, veramente, secondo me, atomica. Scusa. No, cioè, vabbè. Scusate, cosa possiamo dire oltre che scusa? Scusami, cioè, wow! Bellissima, davvero. Io dopo sopra ci metto anche l'altra cialda, che è quella che mi ha fatto innamorare, ve lo dico, perché un po' la voglio, un pochino, però davvero eccezionale. Qua c'è un tempo che fa paura i lupi, eh. Altro che messa in piega. Ripasso un attimo Crush, che è l'ombretto scuro, quello pseudo nero che non è nero. E un pochino, solo un pizzichino al centro, vado a mettere Blossom. Oh yes, cioè questo canto cazzo è figo, lo metto solo qui, solo sulla, vicino alla rima infracigliare, solo qui, tipo punto luce, cioè io veramente sono senza parole. È davvero troppo figo. Sì, non so da lontano se potete apprezzare come da vicino, ma è davvero tanta 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 roba, tantissima roba. Wow, c'era anche l'altro punto luce qua verde che voglio provare a vedere. Se li sto smissando tutti, ma ci piace. Ok, chiudiamo la palette prima che faccio pastrocci. Metto qua solo in fondo qua un po' di eyeliner, poca roba. Le prime parole famose. Cercando di non smardare tutto con questo eyeliner distrutto. Ecco qua, fatto. Che cazzo mi metto io dopo? Cos'è che mi metto? Non vedo l'ora che mi arrivi il coso che ho comprato per i capelli per provarlo e fare un video. Vado a usare l'altro eyeliner, il mio solito subliminal di Astra, per definire meglio. Che forse devo ricomprare perché mi sa che è quasi finito. Ciucucise, è quasi finito.
Soft, no? L'ho detto all'inizio video, l'ho detto, avevo detto non voglio fare troppo. Ecco, perfetto, no? Una che mantiene quello che dice. Boh, lasciamo perdere. Ho fatto un cazzo di caos per fare un trucco di 2 minuti. Quindi qua davanti c'è, esplosa una bomba. La guerra. Tanto ormai qua siamo sempre in tema, ne esplode sempre una da qualche parte, non so. Scherzo, scherzo, che non arrivino quelle tragiche. So che non c'è da scherzare, ma cosa volete fare? Bisogna pur sdrammatizzare ogni tanto, eh? Ricordatevelo, anche voi puriste. Vado a fare un pochino più di scena sulle guance. Vorrei anche questo, però no. Lucent Jungle, vabbè, chi se ne frega, è il primo che ho sotto mano. Ce la facciamo andare bene. Ma forse anche sì, dai. No, aspetta che non sta male. No, non sta affatto male, secondo me. Direi che ci sta tutto invece. Cioè, ci sta davvero da Dio. Però vado a fare ancora un pelino con questo qui di lambre. Voi prendete un fardo qualsiasi, l'importante è che sia un po' più scuro, raga. Che non diventate matte a seguire. Alla perfezione quello che faccio io che non voglio. Andiamo. Sto venendo giù il disastro. Come cazzo faccio a uscire? Io non lo so. Se evito di sporcarmi la maglia che in teoria dovrei mettere, sarebbe il caso. Sì, faccio anche qualche storia Instagram con voi lì, tanto così vi tengo compagnia, ma devo fare delle storie che devo far vedere assolutamente questo make-up subito perché è troppo figo. Direi basta perché tanto se riesco ad arrivare fino a dove devo andare col mascara è già tanto. Dopo cerco di sistemarmi un attimo anche i capelli, che così però mi piacciono molto, devo dire. Forse appiattisco giusto un po' qua, ma forse anche no. A volte sono un po' indecisa sul da farsi quando. Vabbè. Prima mi sono creata il mio shampoo antiviola personale. O meglio, ho preso il mio shampoo antiviola Olaplex o quello dell'Elvive, no, quello dell'Elvive, che sono troppo antiviola e vanno bene su questa prima parte qua, ma su questa qui vi ho già detto che mi fanno i capelli viola, proprio viola, e io li mixo con del sapone intimo molto acido, un 3.5, e quella cosa lì mi fa uno shampoo atomico speciale. E come vedete sono molto belli. Li ho lavati prima? Bene. Facciamo una storia tutti insieme. Preparatevi. Giusto così per farvi un po' ridere. Ciao a tutte e a tutti. Allora, ieri ho usato questa palette bellissima. E me l'ho fatta vedere ieri e oggi l'ho riusata. Lo vo solo a farvi vedere quanto figo è questo make-up look, perché veramente non so. Scusate, devo prendere anche questa luce. Io non so se riuscite a percepire la bellezza di questi ombretti, ma vi assicuro che è meravigliosa. Quindi, so che è in sconto anche sul sito. Se volete prenderla, prendetela perché per me vale, per me è sì. Ciao a tutte e a tutti. Allora, ieri Fatto. Allora. e
fatto vedere ieri e oggi l'ho usata. Volevo solo farvi vedere quanto figo è questo trucco, perché veramente non so. Scusate, mi vedo anche questa luce. Ok, vado a sistemarmi, a finire di vestirmi, che dopo cercherò di uscire in qualche modo perché qua non so. E cerco di capire anche come tenermi questi capelli che questo tempo, boh, la frangia sicuramente non mi sta, o forse sì. Niente, io sono troppo amante di questa frangia, non ce la posso fare stare senza, è più forte di me. Io vedete, faccio, vado, baci. Buongiorno. Non so neanch'io con che voglia, sono qua. Sono andata a letto all'1:30 e mi sono alzata alle 6 perché non avevo più sonno. Ieri sera ho mangiato come una vacca, proprio quelle che fanno il latte, perché il materiale ci sarebbe. E vado in palestra adesso perché oggi, ieri alla fine, come vi ho detto, non ho studiato un cazzo. Stamattina devo fare palestra assolutamente. E stasera ho la notturna, ma non è una notte tanto tardi, inizia alle 5 e mezza, per cui oggi non ho tantissimo tempo, quindi vado in palestra adesso. Finisco presto, passo in farmacia, in pasticceria e vengo a casa, studio, vorrei essere a casa verso le 10 e mezza, studiare fino alle 3 e poi, no, fino alle 2, poi dormire almeno 2 ore, se no stasera sono finita. Cioè, e dormire fino più all'ultimo momento. E domani ho le guide, poi domani ho una notte tardi, per cui riesco a riposarmi e anche a studiare, quindi ottimo. E niente, così. E poi la settimana prossima riduco le giornate in autoscuola perché se no non ce la faccio a studiare e dopo mi prendo in ultima e non ce la faccio. Vedo che scrivo a Matteo che oggi è il suo giorno che incomincia, che è mio. Ciao tesoro, buongiorno, con la mia voce un po' la trance in questo momento che sono morta. Vabbè, volevo farti un bocca al lupo per oggi e niente, poi se hai bisogno scrivimi, ok? Fammi sapere come va. Bacio bacio. Ho invece l'oltretomba di allora mi cappino al volo perché per appunto devo andare solo in palestra. Ieri serata bella, molto bella la serata. Ok, bella bella serata, ho mangiato come una vacca, proprio. O meglio ho mangiato una pizza tremenda perché sono abituata troppo bene con le pizze e ho sbagliato, anche lì diciamo che il resto era tutto un po' costosetto, allora costava meno era la pizza, avevo anche voglia di mangiare una pizza fuori in serenità, però no, ho fatto un errore, io... Di solito non canno mai, nel senso so che devo mangiare la pizza dove dico io e niente, ieri sera invece ho detto vabbè, vediamo, che sennò poi sembro sempre la fissata. E vabbè. Gli altri hanno preso delle costate mega galattiche, hanno preso un fracco di soldi, tutti abbastanza benestanti, devo dire. Quindi io guardo al mio, soprattutto in vista di fare un po' meno guide, perché... Sono una e preferisco sinceramente rinunciare per questo periodo a guadagnare qualcosa e riuscire a fare comunque palestra, che non il contrario. Cioè per me è fondamentale allenarmi, non voglio, cioè non sarà questa la mia rinuncia, piuttosto faccio come ho sempre fatto fino all'anno scorso senza avere un'altra entrata, ecco, piuttosto sinceramente. Quindi vabbè, tanto i soldi per l'assicurazione a fine anno li ho già messi via.
Scegli per il tagliando anche. Devo cercare piuttosto una concessionaria che mi faccia un tagliando meglio. Ieri mi sono arrivate delle spese dell'amministratore che non ho mai capito. Infatti dopo telefonerò. Perché devo anche chiedergli delle altre cose. E via. Ecco il look. Ieri sera è piaciuto a tutti, anche i maschi mi hanno fatto i complimenti. Che sono abituati a vedermi sempre in realtà, quindi ho detto ok. Vabbè, questa qui comunque è davvero approvatissima. Ci è piaciuta. Bene, da oggi fino a Natale, dieta ferrea. Eh sì, non ci accompagniamo. Vabbè, da domenica, dieta ferrea, perché veramente non se ne può più. Basta mangiare, basta, basta, basta. E oggi mi sparo tre finocchi e basta, perché veramente non ne ho più. Troppo cibo, mi sento orfano, vedo l'ora di andare in palestra ed allenarmi. Che qua mi sento veramente una merda. Ah, ieri a quest'ora ero già in macchina fuori che aspettavo di entrare. Bene, al volo riprendo la palettina qua, faccio una cosa velocissima giusto per concludere qua questo video, così dopo ne inizio un altro. Utilizzo l'ombretto che ho usato l'altro giorno come illuminante, che è davvero bello. E lo uso anche come illuminante. Avevo visto anche gli ombretti singoli di Wacom e secondo me e non ci sono questi qua singoli, quindi non valeva la pena. Si poteva comprare un quad, ma mi conveniva la palette, quindi ho preferito optare per la palette che comunque si è rivelata davvero azzeccata. Ok, direi un puntino luce così. Senza troppe pretese, direi ok. Eyeliner. Sì, mi rendo conto che sono in semi-silenzio. L'ultima parte del video, semi-ASMR, perché non ce la faccio. Sì, comunque, festa, sorpresa. Assolutamente non è stata una sorpresa. Uno, perché il mio ragazzo ha incrociato la festeggiata col moroso e gli fa: saluti, vai avanti. Che tra l'altro ieri sera li inviava. Se lui non si fermava a salutare, non lo vedevano. Vabbè,
E comunque è 3 anni che gli fa la festa sorpresa, tutti e 3 anni lo sgama. Vabbè, comunque era contenta lo stesso, chiaramente, no? È stata una bella serata, poi diciamo che la parte maschile, ma eravamo in 3 ragazze, ma la parte maschile è tutta più o meno della stessa età, 40-50 anni, quindi avevano i ricordi di infanzia di Bud Spencer, robe di film, mi sembrava veramente di parlare con altra gente. Matitina e poi via, si vola. Questo dovrei chiedere alla Alice se non lo riprende, anzi, lo chiedo perché lei aveva una sua amica che rivendeva l'ambre. Vediamo. Solo un messaggio, Alice. Ciao, buongiorno, come sei? Tutto a posto? Mi so finire. Volevo chiederti, tu hai ancora la tua amica, quella che rivende l'ambre? Perché ho uno dei miei rossetti preferiti che è finito, che è il numero 21. La tinta labbra, scusa, no, rossetto. Vabbè, se te hai ancora questa che ti senti, fammi sapere che è oriato adesso rossetto. Baci, baci. Io finisco sempre con baci, baci. Vabbè, io continuo a tocciare, ma non c'è più niente da tocciare. Bene, concludo perché vado in palestra e oggi così preparo già questo video da mettere a caricare e posso già organizzarmi per registrare quello della settimana prossima, così voi avete un po' di video in più. Sì, perché oltre alle 300 cose di fare, no, la Chiara cosa vuole fare? Aumentare i video e vai. Niente, dai. Vado, vi mando un grosso bacio, spero che voi stiate bene e pensierino chiaramente per Matteo e per tutte voi, la Rossi, tutte e tutti chiaramente. Va bene, scusate questa parte conclusiva di video, ma sono leggermente rincoglionita, proprio leggermente, con questa poi voce, no, tutta semi-sexy. Va bene, mi cambio che vado, volo e un bacio. Come sempre, grazie per aver trascorso il vostro tempo con me e ci vediamo lunedì. No, giovedì, vabbè, quello che è. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me.